mi sentite se scotte. Dai, non fare storie, ti butta giù, dai. Refusi ASMR. Ciao. Ciao. E tu che ci fai qua? Dolci. Oh, oddio, mi dispiace tesoro, ma com'è successo? Ad Halloween hai mangiato troppi dolci e non stai bene. Lo sai che i dolci fanno male, vero? E che ti può venire il diabete in futuro, in età adulta. Bisogna iniziare a controllarci un pochettino. Bene. Ti senti male? Hai mal di pancia? Qua ci vuole una detossinazione. Sì, adesso intanto devi stare tranquillo. Ti fa tanto male, lo so. Però adesso ti facciamo una piccola visitina e poi ti prescriverò delle vitamine e delle medicine da prendere, ok? Sì. Ecco, intanto se ti vuoi mettere sul lettino, che intanto ti sento il cuore e ti provo la pressione. Il cuore va bene, adesso mettiti pure, tira sulla maglietta, mettiti pure con la schiena rivolta verso di me, ok? Dei respiri, dei grandi respironi a bocca aperta. Ok, no, il cuore va bene. Allora, stenditi di nuovo e andiamo a provare la pressione, ok? Ok, infila il braccio. No, signora, la pressione va bene e anche il cuore va bene.
Sì. Allora, signora, le spiego. Adesso le andrò a prescrivere. Allora, un attimo, solo che sento la pancia. Stenditi di nuovo, tesoro. Ti fa male qua, se spingo? No? E qua? Scrivo prima cosa te la do io da prendere adesso e lo so che non sarà una cosa facile perché tutti i bambini la odiano, non è un dramma. Però ti può aiutare, anzi, fammi sentire se scotti. Allora, misuriamo la pelle, ok. Allora, mettilo sotto le ascelle che misuriamo la febbre intanto. Sì, ci vuole un minuto, non ti preoccupare. Allora, intanto io ti prescrivo. Antibiotico e delle vitamine e anche dei fermenti lattici per ristabilire la flora batterica, ok? Allora, qua le scrivo quello che ci siamo detti. Qua le faccio la sicuramente con quella tutti i dolci che tu hai mangiato sicuramente è andato un po' a incasinarsi lo stomaco, quindi adesso io ti dico di prendere uno, lo vedi questo? Cos'è questo? Questo è uno spicchio d'aglio, ok? Adesso no, non devi fare discussioni, adesso lo devi prendere, masticarlo piano piano e dopo lo butti giù con un bicchiere d'acqua. Dai, non fare storie, ti butta giù. Dai, masticalo. Masticalo che è buono. Su. Adesso ti do un bicchiere d'acqua. Così non ti preoccupare, tesoro, dopo ti passa tutto. Vuoi un altro po' d'acqua? Allora, signora. No, tesoro, questi sono rimedi vecchi della nonna, eh. Questi qua ti vedrai che entro poche ore tu starai già meglio. La febbre sarà scesa e sarai a posto. Allora, ti do delle vitamine da fargli prendere, che ne ho un flacone in casa. E anche di questo, ok, anche di questo qua che è a base sempre di aglio. E queste sono vitamine da prendere 2 volte al giorno e questo 1 volta ogni 2 giorni invece di fargli prendere l'aglio. Questo è sempre a base di aglio, però è da sciogliere nell'acqua, quindi lo sente di meno. Ok, ecco qua. Sì, qua ne avevo una scorta in casa, comunque questa è la ricetta. E questo è quello.
quello che ci siamo detti oggi, che ho scritto tutto, ok? No, signora, non si deve preoccupare, suo figlio vedrà che starà molto meglio. È coraggioso, guarda che guanciotte che ha. Essa è molto coraggioso, suo figlio. Sì, non si deve preoccupare, signora, stia tranquilla. Ecco, questo è quello che ci siamo detti. Allora, se ha problemi, mi telefoni. È solo una piccola intossicazione perché ha mangiato troppi dolci e quindi adesso il corpo si deve detossinare. Allora, vuoi un altro bicchiere d'acqua, tesoro? Tieni, 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 tesoro, tieni. Lo so che l'aglio, ma io lo prendo sempre. Io quando qualche linea di febbre, l'aglio io lo prendo sempre e dopo un paio di ore sto già meglio. Che se no ti viene il diabete. Arrivederci, signora.